in collaborazione con La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice il Fiore del Latte, ESI, Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua, Borgo di Colloredo, Caffè Domingo, DS Service, Villa Devoli, Spazio Relax, Arredamenti Spazio Cucina Vitale. Ben ritrovati a questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me, Maria Di Staso. Ciao Nicola, ciao a tutti. Ciao Maria, ben ritrovata. Oggi prepariamo una ricetta molto semplice, sì, sempre tra virgolette a basso costo, però la ritengo molto sfiziosa. Facciamo delle teste di funghi champignon, sì, che andiamo a farcire con del caciocavallo e dei pomodorini. Un po' di sale, pepe e inforniamo. Molto ricetta semplice. Ricetta molto, sì, molto oggi, semplice. Oggi molto semplice, sì. Ovviamente le cose molto semplici, ci vuole un po' di lavoro sempre, no? Eh sì. Le teste noi le facciamo un attimo così, le andiamo a spellare così, sì, in modo che non laviamo i funghi, tranne se proprio troviamo della terra, del terriccio, ma in modo da non inzupparli di acqua, ma facendo questa operazione andiamo, sì, veramente a pulirli bene. Eccoci, accertiamo che l'interno sia pulito, sì, e andiamo a pelare, togliere la pelle, come vogliamo. È una cosa molto simpatica, vedi? Poi questa parte che fa diventare subito nero il fungo, no? Questa parte esterna, sì, invece pulendolo rimane la parte esterna bella bianca. Molto semplice da realizzare questa molto ricetta. Molto semplice da realizzare, dobbiamo ovviamente comprare delle teste di funghi champignon grandi in modo, sì, da poter ospitare, da poterle farcire. Sì, più possibile con del caciocavallo. Possiamo mettere della scamorza, possiamo mettere del gorgonzola, sì, della robbiola, dello stracchino. A nostro però gusto. Diciamo che facendo fede alla nostra terra e ai nostri prodotti, già diamo una precedenza al caciocavallo. Certo. Ecco qua, molto semplice. Facciamo un po' di più, sì, per tutte le persone che sono dietro le quinte, che aspettano alle cavallette. Le cavallette, no? Quando passano non resta niente. Bene. Non si butta niente. Niente. Quindi abbiamo una ricetta molto semplice, si può preparare anche un po' di tempo prima, non è detto che si deve preparare e fare, si può preparare anche la sera prima per l'indomani, quando si ha un po' di tempo, l'importante, sì, è ecco, avere questa piccola accortezza. Togliamo la parte dei nostri funghi, indesiderato. Poi andiamo a pulire bene il nostro pane in Tecton. Bene, facciamo il nostro caciocavallo, il nostro pelapatate patate che nei mille usi andiamo a grattugiare a modo di spaghetti il nostro formaggio. Sì. Ripeto, può essere un'idea il caciocavallo. Il caciocavallo, però possiamo sostituire con tante altre cose. A me piace molto, si sposa bene comunque. Io non amo i formaggi, chef. Non ami i formaggi, vero? No. E quindi? E quindi possiamo io farlo non con il pomodorino. Cosa possiamo potrei metterci? Brava, bella domanda. Sembra fatto a caso, ma non lo è. No, anche infatti, perché i formaggi non ti piacciono. No. Uno può dire, dimmi che non ti piacciono i formaggi, così diciamo un'altra cosa. Invece no, a te proprio non piacciono i formaggi. Tra l'altro sono anche intollerante al lattosio. Quindi possiamo fare, dire, sfruttare l'occasione per rivolgerci a queste persone, sì, intolleranti. A chi come me non mangia formaggi. Certo, possiamo fare delle melanzane al funghetto, sarebbero quelle melanzane pelate, tagliate a cubetti, spadellate e poi messe al posto del formaggio. Mm. Quindi andare a riempire comunque con altra verdura. Sì. Possiamo fare delle patate lessate, schiacciate anche e messe qui. Diciamo che la cucina è sempre a fantasia personale, sì, no, se vogliamo. Ecco qua. Però sono invitanti, molto, sì, sono tollerante al lattosio, però dobbiamo dire che effettivamente anche da vedere. Ecco qua, andiamo a formare delle fettine di pomodorino, le metto un po' qua, un po' là, così. Beh. E poi non faremo altro che metterle in forno a 180 gradi
Per quanto tempo, chef? Per 12-15 minuti, dipende un po' dalla grandezza dei funghi, diciamo. Quindi cottura abbastanza rapida? Sì, sì, anche perché il fungo non deve cucinare chissà quanto. Sì. Diciamo che sempre quando si parla di tempi, sono sempre molto relativi, sono indicativi, ma non sono legge, no? Sì. Che dipende dal forno, esatto. Dipende se già lo avete preriscaldato o no, dipende da tanti fattori, no? Perché se partiamo da forno freddo, ci vuole almeno 18 minuti, no? Sì. Dipende un po', tante situazioni. Diciamo che i tempi sono indicativi, poi indicativi, dipende dal, certo. dal forno. Beh, dipende un po' da tante cose. Dipende dalla voglia che si ha quando si fa, no, scherzo, questo è importante. Andiamo a pulire il nostro pane Tecton, che anche per tutta questa stagione ci ha accompagnati. Ci ha accompagnati, e come vedi non c'è alcun intatto, diciamo, cosa da segnalare, anzi, mi hanno sempre detto maltrattalo, più lo maltratti più possiamo capire se possiamo migliorare qualcosa, ma assolutamente non possiamo migliorare niente, perché più di così veramente è un ottimo prodotto. Quindi quando deciderai di sposarti, quando? Penserò al piano Indecton. Indecton, piano cottura induzione, sì. In modo da non ascoltarsi con i futuri bimbi che verranno, no? Certo. Bene, torniamo a noi. Inforniamo a 180 gradi per 12-15 minuti. A tra poco. Bentornati amici. Bene, le nostre teste di champignon si sono ben dorate, il nostro caciocavallo si è sciolto, guarda che bella. Sì. Andiamo un attimo a impiattarle. Impiattare. Guarda che belle, mi piacciono molto. Oggi, chef, non è mercoledì, però il nostro amico Pino Piano, floral designer, ci ha lasciato questo omaggio floreale da abbinare a questo piatto. Bello. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Grazie Pino. Ecco qui. Ecco. Ecco qua. Profumato, buono, saporito, semplice. Basta, non aggiungo altro. Anzi, aggiungo se lo riproponete, poi ci fate sapere i vostri commenti, le vostre impressioni. Bene. Grazie chef, grazie a tutti per averci seguito. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Villa Deboli, Caffè Domingo, DS Service, Borgo di Colloredo, La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice Il Fiore del Latte, ESI Eurosurgelati Italia, 3G Group, Pur Acqua,